Ciao a tutti cagnacci, come dite? Sembra un pochino più cicciottello? Beh, ve lo assicuro, non è l'effetto della fotocamera. Purtroppo, durante le vacanze di Natale, a Natale, siamo tutti più grassi, non più buoni al risaputo, quindi se mi vedete incicciottito, ci può stare. Tornerò a essere quel modello di Dolce & Gabbana che ero appena superate le feste. Ma, non sono qui solo per augurarvi buone feste, ve le faccio, quindi buone feste. Alla buon'ora siete diventati 25.000 iscritti, vi aspettavo da un po', vi siete fermati a prendere un caffè, non va bene, ma sono qui per parlarvi di un concetto che mi importa tantissimo parlare, ed è quello, vi voglio parlare un po' di una cosa che mi infastidisce. Io non parlo molto di me, la mia vita personale, la mia vita privata rimane un po' in ombra, ma perché così deve essere? Voglio costruire questo personaggio dandovi solo alcune parti di me e non tutte, e ci può stare, però ve lo voglio dire questo, sapete cosa mi dà fastidio? Chi cerca il consenso di tifosi, di talebani, e non quello delle persone intelligenti. Se c'è una cosa di cui sono soddisfatto qui sulla piattaforma di YouTube, è del pubblico che mi segue, un pubblico che non mi perdona nulla. Anche quando io sono nel giusto più totale, perché il grandissimo non sbaglia mai, ci stanno quei rompicoglioni dei miei follower più affezionati che mi vengono a rompere i coglioni, a dire sbagliato questo e quest'altro, però... Sono orgoglioso di tutto questo pubblico intelligente che quando mi deve rimproverare qualcosa lo fa argomentando, portarmi un dedo di punti di vista, ovviamente sbagliati perché non sbaglio mai, cioè sono sempre loro a sbagliare, però poi magari qualcosa mi si sedimenta dentro e io mi correggo. Quindi io sono soddisfatto di questo pubblico e non sopporto chi cerca di creare un pubblico di talebani, di tifosi. Perché vi sto parlando di questo? Perché ho visto due video qui su YouTube, uno dei Frenchmole e uno di Barbie Xanax, e ho fatto un'analisi praticamente di 14 minuti dei loro due video, però ho pensato di non ammorbarvi i coglioni sotto le feste, e quindi quel video sarà disponibile soltanto per chi lo vorrà vedere. Lo trovate qui sotto in descrizione, guardatevelo appena finisce questo video che dura veramente poco, qui sotto in descrizione andatevelo a vedere, se state guardando a Facebook non fate i pigri, entrate su YouTube e cliccate quel cazzo di link, ma voglio qui mettere a fuoco il concetto che non sono riuscito a sviluppare lì dentro. Il concetto è questo, è che quando qualcuno muove una critica a qualcun altro, deve dire di chi sta parlando, perché buttando tutto nel generale, fate in modo che la gente non si crei una propria opinione. Quindi sto parlando ad esempio del video di Barbie Xanax, che nella sua critica alla campagna hashtag non mentire mette dentro tante cose, e attribuisce tante cose a un obiettivo generale, a un'entità completamente astratta, per non fare nomi, perché io conosco Barbie Xanax, so chi è e so perché non fa nomi. Non fa nomi per non dare la visibilità alla persona che sta nominando. Io invece nei suoi giochini, questi di basso livello, mi ci trovo abbastanza bene, mi piace assecondarla e sono dell'opinione che il mio pubblico debba essere più intelligente del suo, e ho molta più fiducia nel mio pubblico di quanto non ne abbia lei, perché io nominando lei, facendovi vedere quel video, vi rendo edotti in maniera totale e vi do l'opportunità a voi di informarvi su una questione. Allora, lei critica la campagna e l'hashtag selvaggio non mentire, e finiamo qui di ammorbare i coglioni su questa storia, su chi vorrà ci sarà il video 14 minuti sotto, ma senza fare nomi, quindi attribuisce frasi, detti, contenuti, no, ad altri. Ecco, sarebbe bello che Barbie Xanax, ma tanti altri youtuber come Shai, Yotobi, i French Mall e tanta altra gente smettesse di prendere in giro il loro pubblico, lo rispettasse di più, fosse un pochino più serio e grato di quello che hanno al loro pubblico, e cioè magari anche un feedback che li aiuta a migliorarli. Io non sto dicendo che devono ringraziare per perché li seguono, se c'è uno scambio reciproco, è io creo il contenuto, se te interessa mi segui, non sto dicendo di ringraziare quello, ma una gratitudine per come sostengono, difendono le peggior battaglie, veramente anche quelle che non possono vincere. Però ecco, non mi piace questa cosa che loro puntano ad avere un pubblico di talebani, cioè di gente disinformata. Tu vuoi parlare dell'hashtag selvaggio non mentire, dire tutte le tue castronerie, bene, quando però fai riferimento al video non puoi rimanere nell'etereo, nell'indefinito, perché così come stai facendo è ovvio che tu punti soltanto a dire la tua al tuo pubblico e non fargli scoprire nessun'altra posizione, fargli credere che sei tu quello nel giusto. Se tu pensi di essere nel giusto, o di se non sei nel giusto pensi comunque di star dicendo cose intelligenti, cose interessanti, punti di vista che possono arricchire chi ti sta seguendo, bene, mostra anche l'altro per fargli rendere conto di quello che dici. Ad esempio, quando dici che ci sono youtuber che parlano soltanto di stupidaggini, dicono stupidaggini e poi però infogliano il pubblico con l'hashtag non mentire, se tu non fai nomi ti puoi riferire a qualsiasi youtuber, no?
è ovvio che il tuo discorso regge, ovvio che se però indichi il mio canale, qualcuno potrebbe venire a dire: Carabarbio, mentre tu mangi orsacchiotti gommosi e patatine al gusto di melone del Limello, fa le live dove intervista persone che si occupano di diverse cose, si è sempre occupato nei suoi video delle differenze sociali, non facendo campagne ma informando. Qualcuno ti potrebbe rispondere così, magari e lì verrebbe scoperchiato il tuo gioco. Quindi io mi rendo conto che youtuber alla Barbie Xanax o Shooter Ezio puntino ad avere un pubblico di talebani, cioè di gente che li sostenga in base alla simpatia o semplicemente perché l'unico punto di vista che ascolto su una questione è il loro. Il grandissimo dell'Imello non è così, perché è sicuro di sé, perché è grandissimo, e quindi io vi rimando al video qui sotto in descrizione per andare a vedere tutte le puttanate e le stronzate che queste persone credono di poter dire fin quando appunto il loro pubblico non scopre che esisterebbe anche un'altra versione. Loro non nominano. Ma perché io potrei fare un discorso semplice. Ci sono molti youtuber pagati da qualcuno per distruggere la campagna selvaggia non mentire in modo da poi avere credito e avere lavoro in televisione. Detto così, la posso buttare là, non faccio nomi, nessuno, niente è verificabile. Questa gente ha paura della gente che non è pigra, di quella che andrebbe a verificare le versioni e che potrebbe dire: attenzione, ma guarda, tu hai detto quella cosa, quello youtuber non è così, lui si occupa anche di quell'altro. Quindi, diffidate di coloro che vi vogliono tenere all'oscuro delle cose con l'unico scopo di avere talebani al loro seguito e non persone intelligenti. Il video lo trovate qui sotto, di 14 minuti, se vi interessa. Ciao a tutti, cagnacci, e di nuovo buone feste e mangiate un bel timballone. E se passate per l'Abruzzo, se sarete di queste parti, per l'arrosticino non ve lo fate mancare. Come? Il pesce, fa fanculo, la pecora è meglio. Ciao!